E bella a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Ebbene sì ragazzi, oggi siamo qui per l'ennesima volta con un nuovissimo tipo di format qua sul mio canale. O meglio, parliamo sempre delle reaction, ma andrò a reagire a un qualcosa che non ho mai fatto qui sul canale. Ed è qualcosa che volevo fare da tantissimo tempo. Ebbene sì signori, è il momento della reaction alle vostre postazioni da gaming. Tan 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 tan! Ragazzi, mi avete inviato una marea di postazioni da gaming. Infatti sono sicura che non riuscirò a vederle tutte quante in questo video. Di conseguenza uscirà sicuramente un secondo episodio. Quindi ragazzi, se volete uscire anche voi nel secondo episodio di questo video reaction dalle vostre postazioni da gaming, mi raccomando, mandatemi le vostre postazioni con una o due foto massimo, fatte ovviamente a modino, in direct su Instagram. È molto importante ragazzi, seguitemi su Instagram, perché è il social che utilizzo di più in assoluto tutti i giorni per rimanere in contatto con voi. Quindi seguitemi su Instagram. Ora ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e passiamo alle reaction. Ovviamente ragazzi, già lo sapete, se questo tipo di video vi piace, ovviamente spolliciate da più non posso, iscrivetevi al canale e fatemelo sapere qui sotto nei commenti, molto importante. Allora, direi di cominciare, andiamo a vedere nei nostri direct e iniziamo dai generali. Allora, io avevo lasciato già dei cuoricini per far capire che appunto avevo visto il messaggio, ma non ho visto la postazione. Quindi direi di iniziare da Eric, che ci invia la sua postazione. Allora, andiamo a vedere la postazione di Eric. Ok, molto molto bella, fighissimi poster, veramente tanta roba. Poi c'è il poster di Naruto, cioè ma di cosa stiamo parlando? Solo per quello veramente vale tantissimo. Poi il post di Dragon Ball, tanta roba, il logo di Apex, veramente figa. La scrivania è molto molto lunga, credo che abbia tipo sì una scrivania più lunga e poi tipo l'altra credo che sia tipo una parte di scrivania tipo che si aggiunge, ma molto molto figa, molto bello il case, molto bella anche la parte con doppio monitor, una bella postazione. Io sinceramente do un voto di 7,5 perché è fatta molto bene ed è molto pulita, i poster così sono veramente fighissimi. Qualche LED in più e secondo me viene fuori una figata. Bene ragazzi, ora passiamo alla seconda postazione da gaming di oggi, che ce la invia il signor Leo. E vabbè, la madonna, ma c'hai la postazione più bella della mia, ma è bellissima regà, è stupenda, scrivania L. Poi guardate, guardate il tocco di classe che ha messo YouTube sullo sfondo, perché per chi mi ha inviato la foto della postazione per appunto il video. Regà, è bellissima, cioè è fatta veramente bene, i LED proprio messi benissimo, c'ha pure la televisione in alto, veramente bellissima postazione. Qua ti becchi un bel 8,5 bello pulito, cioè nel senso è veramente molto bella, mi piace molto la scrivania L. Io ragazzi ho un debole per le scrivanie L, infatti la vorrei anch'io qua in casa mia nel mio studio, ma purtroppo non ho diciamo lo spazio necessario visto che qua ho la finestra con la tenda. Peraltro ci ha anche inviato la foto proprio così, proprio in first person, veramente bellissima postazione, ripeto 8,5 completamente meritato, davvero bellissima postazione. Ora ragazzi passiamo alla terza postazione di oggi del signor Paolo. Ecco qui la mia postazione è semplice ma d'impatto, cercate di realizzarla il più semplice possibile per non renderla troppo ingombrante. Sotto la scrivania ho un tappeto e devo ancora finirla, mi piacerebbe aggiungere delle menzole sul bianco. Ok, molto specifico. È la madonna, ma è bellissima. Cioè allora, io amo i mobili di colore scuro, infatti se ci fate caso la mia camera è completamente scura, ma i mobili bianchi quando sono abbinati con tipo il case bianco o diciamo dei gadget fatti apposta, con quel contrasto giusto viene fuori veramente una figata pazzesca. Questa postazione è puramente da gaming, si vede, non è da streaming, perché ragazzi da streaming ci sta il microfono davanti, il mixer davanti, quindi va a riempire ancora di più, quindi si vede che è proprio da gaming puro. È bellissima nella sua semplicità, anche qua io ti do tranquillamente un 8,5, forse anche un 9, perché essendo che comunque è molto semplice ma è veramente molto molto clean, con qualche striscia LED che dà un po' di colore e qualche mensola come dici tu, secondo me viene fuori veramente una roba abissale, veramente bella. Oh raga, ma mi state mandando solamente postazioni bellissime, cioè è veramente bella anche questa, davvero complimenti. E poi quel tocco con la candela è proprio quel tocco di classe, quindi tanta roba raga, bellissima postazione, davvero complimenti. Ora ragazzi passiamo alla quarta postazione di oggi di Michele. Allora vediamo un pochettino. Ok, molto molto minimal, ci sta comunque, nel senso nel suo piccolo ha cercato di rendere un angolino comunque più confortevole possibile per avere il monitor, comunque anche la PS5 con anche il pad e tutto, l'ha presa anche messa lì, comunque l'ha messa nel migliore dei modi sicuramente, quindi comunque devo dire che nel complesso sicuramente è una postazione veramente piccola, però non tutti magari hanno la fortuna di avere spazio in camera per mettere
permettere delle postazioni enormi, o anche magari avere la possibilità economica di andare a fare una postazione enorme con LED, monitor di qua di là. Quindi comunque sia, ha sfruttato al meglio l'angolino, quindi per me tranquillamente un 7 te lo becchi, perché comunque hai fatto tutto quanto secondo me nei minimi dettagli alla perfezione. Quindi tanta roba, nel senso, nel complesso, sebbene non sia una di quelle postazioni super wow RGB bla bla, comunque è bella perché ha sfruttato comunque lo spazio per quello che ti serviva, quindi va benissimo, approvo tantissimo e complimenti. Ora ragazzi, passiamo alla quinta postazione del signor Alessandro. Ok, è una postazione differente perché lui ha fatto, diciamo, una parete attrezzata con una televisione enorme. Poi vedo diversi pad, vedo la Nintendo Switch, vedo le cuffie, vedo... ah, l'Xbox lui utilizza, ok. Beh raga, comunque ha una parete attrezzata ben fatta, sicuramente potrebbe sistemarla meglio in termini magari di cable management, però nel complesso comunque è fatta molto molto bene. Secondo me un bel tappetino davanti, una striscia LED attorno al mobiletto, secondo me viene fuori comunque una roba veramente stra clean, stra pulita, davvero tanta roba. Comunque la parete attrezzata fatta molto molto bene, voto anche qua ragazzi, sì, voto tranquillamente un 6,5-7, perché comunque ha sfruttato bene gli spazi. Ah, che peraltro mi ha mandato un'altra foto dove ci sono io mentre che sono in live, con scritto Croatos. Cosa fai Alfino? Cosa fai? Non faccia, non faccia. Comunque molto molto bella, ci sta. Poi con le luci spente ancora meglio. Comunque andiamo adesso alla sesta postazione di oggi. Andiamo ad aprire quella del signor Ciogono. Questa è bella. Questa è veramente bella, raga. Guardate che figata. Con tre monitor, il monitor di destra è un pochino più piccolino, poi c'è quello di sopra, che secondo me tipo il monitor di sopra è una figata assurda, la vorrei anch'io, infatti è una cosa che voglio fare. Il case sulla sinistra, mi sa che probabilmente è una postazione comunque da streaming o video di YouTube, perché comunque si sì, ha anche il programma di OBS, ha il microfono, dovrebbe essere forse un Blue Yeti, non sono sicuro, no, forse no. Molto bella la postazione. Qua tranquillamente un 7,5-8 te lo do, perché comunque è fatta molto molto bene. Cioè nel senso, nel complesso hai adibito, si dice così, sì, al meglio comunque il tuo angolo della postazione, che secondo me è fatto molto molto bene, pure con la luce dietro viola che fa un po' di colore soffuso, molto molto bello. Cioè 7,5-8 qua te lo do, perché a me personalmente piace tantissimo, quindi davvero bellissima postazione. Raga, ma solo postazioni belle mi state inviando questa sera, ma come devo fare? Cioè nel senso, bravi 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 raga, io non me l'aspettavo, vi dico la verità. Ma andiamo avanti. Adesso ragazzi andiamo a vedere la postazione di Gabri, vediamo un po' cosa mi ha inviato. Vabbè, anche lui però con lo sfondo del mio canale YouTube sta palesemente dicendo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, quindi fatelo. Allora, qua mi ha inviato una foto comunque, diciamo, prevalentemente della scrivania quasi in primo piano, quindi diciamo che non si vede troppissimo, però per quel che vedo nel complesso comunque la scrivania sembra molto molto pulita, con un monitor, la tastiera della Logitech, il mouse della Logitech, il tappetino forse di LOL, non sono sicura, e anche lì le cuffie Logitech. Quindi comunque nel complesso per quello che vedo sembra molto pulito, avrei voluto vedere più da esterno anche con la sedia, però comunque qua un 7 te lo do tranquillamente, anche 7,5, perché comunque è molto molto pulita a vederla da questa foto, quindi molto molto clean e sicuramente funzionale al 100%. Bravo Gabri, andiamo avanti. Adesso ragazzi passiamo alla postazione di Francesco, che peraltro ti ho risposto proprio poco fa, France, non so se vedrai questo video ma spero di sì. Ok, allora, pulita, scrivania bianca, monitor clean as fuck, davvero tastiera tutta full RGB, PC full RGB, comunque nel complesso veramente clean. Una bella striscettina LED dietro la scrivania e secondo me diventa fuori veramente un bijou. Qua abbiamo l'altra visuale che ora vi faccio vedere. Ecco qua l'altra visuale, questa appunto da verso sinistra, molto molto bella. Vedo anche il lama di Fortnite, ci sta l'easter egg qua, eh. Vedo un lamino di Fortnite. Molto molto bella comunque la posizione, mi piace, tranquillamente 7,5 anche qui, te lo do tutto quanto. E direi di concludere con l'ultima posizione di oggi del signor Wolf. Accettiamo anche la sua richiesta, andiamo a vedere cosa ci ha inviato. Vedo già qualcosa di display. Uè, la madonna, ma è bellissima. Setup con triplo mono monitor, così nel chilling con il ring light, tutto con i pannelli fonoassorbenti. Probabilmente fa le live o fa YouTube, probabilmente, perché è la classica postazione proprio da uno che vuole avere veramente un setup fatto bene, che streama con proprio i pannelli per attenuare di più la voce. Regà, sta postazione è bellissima. Io qua un 9 te lo do tutto quanto, perché è veramente... c'è scritto pure "ce la faremo". Cheat. Non commento. Però veramente la postazione è bellissima, cioè... quindi un bel 9 a Wolfino, glielo diamo, gli lasciamo anche il like, gli scrivo anche un cuoricino. Davvero, regà, tanta roba, non mi aspettavo di vedere così tante postazioni veramente belle.
Quindi ragazzi, se volete anche voi comparire in un secondo video dove reagisco alle vostre postazioni da gaming, quello che dovete fare, come avete visto, è molto molto semplice. Inviatemi una o due foto della vostra postazione, cercate di farle come meglio potete, così almeno poi la prossima volta che andrò a registrare il video potrete appunto essere possibili partecipanti del mio prossimo video della reaction alle postazioni. Quindi mi raccomando ragazzi, mi aspetto le vostre foto. E cosa molto importante ragazzi, seguitemi su Instagram, ok? Molto importante perché, come ho detto all'inizio, è un social che utilizzo veramente tutti i giorni per tenermi sempre in contatto con voi, e carico comunque stories ogni giorno e almeno un post a settimana, quindi seguitemi ragazzoli. Complimenti ancora a tutti coloro a cui ho fatto la reaction oggi alle postazioni. C'erano tantissimi altri direct con tantissime altre foto, ma ragazzi non possiamo fare tutto in un unico video. Anzi, a maggior ragione le conserviamo per il prossimo video, che uscirà secondo me nelle prossime settimane, quindi aspettatevelo. E se lo volete ovviamente mi raccomando ragazzi, spoiliciata più non posso, e scrivetemi qui sotto nei commenti quale secondo voi è stata la postazione più bella di questa puntata numero 1. Bene ragazzi, arrivato a questo punto del video direi che siamo arrivati al termine. Io spero che vi sia piaciuto questo video e che vorrete vedere una seconda parte. Noi ci rivediamo ovviamente in un prossimo video. Dalla vostra carissima Croatomist è tutto. Bella a tutti ragazzi.